Allora, per adesso cominciamo a risolvere un po' di equazioni lineari del primo ordine. Faccio prima un po' il quadro di quello che dobbiamo fare. Allora, noi abbiamo fatto qualcosa sulla teoria della risoluzione delle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine, in particolare di teorema di esistenza e unicità per i problemi di uscita. Ora però dobbiamo dare dei metodi anche empirici per trovare la risoluzione di alcuni tipi particolari di equazioni. In particolare cominciamo con le equazioni differenziali ordinarie del primo ordine tipo lineare, poi equazioni ad essere riconducibili, più in generale equazioni a variabili separabili, sempre del primo ordine, equazioni ad essere riconducibili, alcuni tipi di equazioni, quindi non tutti, e poi considereremo equazioni di ordine superiore al primo, ma solo a coefficienti costanti. Non è detto che faremo questo nell'ordine in cui l'ho detto, cioè può darsi pure che dopo un po' di esempi sulle equazioni lineari facciamo prima le equazioni a coefficienti costanti di ordine superiore al primo e poi le altre. Ok? Allora, affrontate un libro di esercizi, prendiamo un po' di esercizi semplicemente ci facciamo. Allora, primo esempio. Allora, abbiamo l'equazione y' di x più 2y di x uguale e alla meno x. Allora, naturalmente questo non è un problema di Cauchy, quindi dovremo trovare una famiglia di soluzioni di questa equazione dipendente da un parametro. Allora, abbiamo detto questa è un'equazione lineare. Perché lineare? Perché diciamo compaiono innanzitutto il primo ordine, perché compaiono derivate fino all'ordine 1, poi l'espressione in y primo è lineare e poi c'è un termine noto che invece è una funzione della x. Allora, l'equazione omogenea associata è y' di x più 2y di x uguale a 0. In questo caso le funzioni davanti a y, la funzione davanti a y di x è una costante, quindi questa è un'equazione lineare a coefficienti costanti, anche questa, si chiama sempre lineare a coefficienti costanti, solo che questa non è omogenea, questa è omogenea, questa è l'equazione omogenea associata. Allora, come si può risolvere? Qua c'è un modo standard di risolverlo. Si considera un polinomio associato, in questo caso un semplice polinomio del primo ordine, e l'equazione polinomiale che prende il polinomio caratteristico dell'equazione lo uguaglia a 0. Come si ottiene questo polinomio? Siccome i coefficienti sono costanti, le costanti sono date dai coefficienti dell'equazione. Invece dove c'è la y si mette 1, dove c'è y' si mette la variabile che vogliamo usare per il polinomio. Per esempio io usavo xi, se ci fosse stato x secondo, y secondo si sarebbe messo xi qua. Quindi siccome qua troviamo poi le soluzioni xi, xi uguale a meno 2 in questo caso, questo che vuol dire che la soluzione è lambda per e alla meno 2 lambda per e alla meno 2. Cioè qui era una certa soluzione, chiamiamola xi con 0, xi con 1, perché quindi qua viene e alla xi con 1 per x e poi c'è lambda a moltiplicare, perché sappiamo che le soluzioni di equazioni lineari sono uno spazio vettoriale, uno spazio vettoriale di dimensione 1, in questo caso data la funzione e alla meno 2x basta moltiplicare. Ok? Vabbè, questo diciamo che sia di dimensione 1 noi non l'abbiamo dimostrato, però sappiamo benissimo
che è uno spazio vettoriale. Sappiamo benissimo che al variare, diciamo, se io aggiungo qua una condizione y di x con 0 uguale y con 0, questa la soluzione diventa unica. Allora, se io prendo questa famiglia di funzioni qua, perché questa famiglia è sicuramente di soluzioni, perché essendo questa una soluzione dell'equazione omogenea, anche se moltiplico per lambda, continua a essere soluzione dell'equazione omogenea. Se adesso, scusate, io aggiungo a questa, perché stavamo studiando l'equazione omogenea, la condizione iniziale posso chiaramente, per esempio nel punto 0, posso chiaramente soddisfarla. Se qua ci metto y di 0 uguale y0, allora siccome alla 0 fa 1, y0 deve essere uguale a. In un altro punto non cambia niente, perché la valutazione di e, insomma, se io aggiungo qua y di y0 uguale y0, allora siccome y di x con 0 fa lambda per e alla meno 2 x con 0, questo lo uguale a y0, questo è un numero qualunque, questo è un numero positivo, lo posso portare da questa parte, dividere e ricalcolare, e viceversa. Quindi tutte e solo le soluzioni sono di questo tipo. Quindi adesso abbiamo dimostrato che le soluzioni di quella equazione omogenea lì sono uno spazio vettoriale di dimensione 1 di questo tipo, cioè se aggiungo la condizione e ottengo un problema di Cauchy, la soluzione si trova così, esiste ed è unica ed esiste per tutti i valori di x. Se rimuovo questa condizione, le soluzioni sono tutte e sole le funzioni di questo. Chiaro? Bene. Adesso il problema è come trovare poi, quindi queste sono le soluzioni dell'equazione omogenea. Dobbiamo poi trovare una soluzione particolare dell'equazione non omogenea. Allora, proviamo una soluzione della equazione completa, non omogenea. Allora, questo può essere fatto in due modi. Un modo, già l'abbiamo visto, adesso lo ripetiamo, è tramite il metodo di variazione della costante arbitraria. Cioè, questa era una soluzione dell'equazione omogenea. Allora, la soluzione della non omogenea imponiamo che sia del tipo y di x uguale v di x per e alla meno 2x, o lambda di x se volete usare la stessa lettera, cioè quella che era una costante la facciamo diventare una funzione della x. Andiamo a sostituire e vediamo che succede. Allora, y' quanto fa? Y' fa v' di x per e alla meno 2x meno 2 v di x per e alla meno 2x. Ho fatto la derivata usando la regola di derivazione del prodotto, prima ho derivato v' e questa non derivata, poi ho fatto v di x per la derivata di questa, la derivata di questa porta meno 2 davanti, più 2 v di x per e alla meno 2x uguale e alla meno x, più 2 y di x, sostituisco y di x, yeah. Allora, come vedete, questi due pezzi se ne vanno sempre. Se qui ci sta la soluzione dell'omogenea associata, questo pezzo e questo pezzo se ne andranno sempre. Quindi mi rimane, che equazione mi rimane? Mi rimane v' di x uguale, moltiplichiamo per e alla 2x a sinistra e a destra, e viene e alla x. Quindi, per esempio, v di x uguale c per e alla x. Diciamo, prendiamo anche una soluzione particolare, perché tanto noi dobbiamo trovare una soluzione particolare della non omogenea. Allora, se v' di x è uguale a e alla x, allora v di x fa e alla x. Quindi, quando vado a moltiplicare, y di x e alla x per e alla meno 2x fa e alla meno x. Proviamo e vediamo che funziona. Se io sostituisco e alla meno x, la derivata di e alla meno x è meno e alla meno x
più 2 volte e alla meno x fa e alla meno x. Come vedete, e alla meno x è una soluzione particolare della non omogenea. Quindi e alla meno x è una soluzione particolare dell'equazione completa. Adesso, qual è la soluzione generica dell'equazione completa? La soluzione generica dell'equazione completa si ottiene sommando la soluzione particolare della non omogenea più la generica soluzione dell'equazione dell'equazione omogenea. Questa formula esprime tutte e sole le soluzioni dove sta è il problema iniziale. Scusate, io qua ho sbagliato, non era quando stavo scrivendo la soluzione generica qua è e alla x ovviamente più c, no, non per c. Quindi quando, se anche io la c l'avevo cancellata in ogni caso, ma la stavo scrivendo in maniera, se ce l'avessi lasciata non cambiava niente, perché quando andavo a sostituire e andavo a moltiplicare per e alla meno 2x sarebbe venuto e alla x per e alla meno 2x che faceva e alla meno x. Se ci mettevo più c veniva più c alla meno 2x che sarebbe questo pezzo qua, quindi l'ho aggiunto dopo, ma era esattamente la stessa cosa. L'esempio è banale, quindi ok, questo è un modo. C'è un altro modo è questo. È un modo empirico. Il modo empirico è che io voglio trovare una soluzione dell'equazione non omogenea. A destra cosa mi compare? E alla meno x. Allora, proviamo a usare a sinistra. Allora, voi sapete che la derivata esponenziale è esponenziale stessa. Allora, se ci metto e alla meno x, sia y che y' saranno e alla meno x. Però bisogna aggiustare le costanti. Allora proviamo una soluzione del tipo c per e alla meno x. Andiamo a sostituire e vediamo che viene. Allora qua mi viene y' di x uguale meno c e alla meno x. Vado a sostituire, quindi mi viene meno c e alla meno x più 2c e alla meno x uguale e alla meno x. Qui questa somma fa c per e alla meno x, e allora confrontando col secondo membro vediamo che c deve essere uguale, come abbiamo calcolato in precedenza, a 1. Quindi se e solo se c uguale a 1. Quindi in questo modo abbiamo trovato una soluzione della non omogenea, e poi il resto, no? E alla meno x è soluzione particolare dell'equazione completa, quindi tutte le soluzioni sono date da e alla meno x poi più lambda per e alla meno x. Il resto funziona come prima. Ok? Allora, l'osservazione che uno potrebbe fare, dice, ma a te come ti è venuto di provare questa? Per somiglianza con questa. Ora, normalmente in questo caso diciamo il ragionamento procedeva in maniera molto diretta, perché io so che derivando e alla meno x esce pure sempre e alla meno x per una costante, quindi tutto al più si trattava di aggiustare questa costante, cosa che abbiamo fatto. In altri casi non è proprio così, però diciamo che in genere il discorso è di provare a sinistra una soluzione particolare di tipo che assomiglia a quella a destra. Poi vediamo questo assomiglia a quella di destra al termine noto come deve essere aggiustato di volta in volta.
È chiaro? È tutto chiaro fino a qui? Questo è un esempio banale, quindi non, se, diciamo, non è chiaro mo. Ok. Adesso andiamo a fare un altro esempio. Proviamo questa qui, y' di x meno 2x y di x uguale 2x per e alla x quadra. Allora, stavolta questa è un'equazione sempre lineare e sempre del primo ordine. Lineare perché vedete che se io la x diciamo la fisso, questa nella x e y b è un'espressione lineare. Però l'equazione omogenea associata è y' di x meno 2 xy di x uguale a 0. Come vedete, stavolta non è a coefficienti costanti. Vabbè, io posso usare, posso anche scrivere direttamente la formula che dà la soluzione di questa equazione, ma io sono contrario all'uso di formule, che le formule, come uno le impara, così se le dimentica. Allora, il discorso è, diciamo, tanto io devo trovare la soluzione, so che le soluzioni sono uno spazio vettoriale, cioè so che se aggiungo una condizione iniziale la soluzione è unica, però al variare la condizione iniziale saranno uno spazio vettoriale, quindi sarà una costante, si può rifare un po' il ragionamento di prima, sarà una costante per una certa misura. Allora, come si trova questa soluzione? Si fa così, io scrivo y' lo scrivo dx su dx, poi porto il resto dall'altra parte e scrivo 2xy. Non indico esplicitamente la dipendenza di y da x. Poi si dice separo le variabili, cioè mi comporto come se questa fosse una divisione, non è una divisione. Tutto in realtà è giustificato dal teorema di derivazione della funzione composta, però mi comporto come se questa fosse una divisione, quindi cosa faccio? Faccio dy su y uguale 2x x. Poi ci metto un integrale davanti, per adesso non mi preoccupo se y è 0 o non è 0. Poi ci metto un integrale davanti. Qua cosa mi viene? Viene logaritmo di y più costante e dall'altra parte mi viene x quadro. È inutile che metto la costante due volte perché sarebbero due costanti arbitrarie, la somma farebbe due costanti arbitrarie, con la differenza di due costanti arbitrarie sarebbe la costante arbitraria, quindi la costante la metto da parte sopra, anzi mettiamola qua. Adesso faccio l'esponenziale da entrambe le parti, supponendo che tutto si possa fare, l'esponenziale del logaritmo mi fa y, stavolta ci metto y di x, mi viene e alla x quadro, ma e alla x quadro per e alla c, perché l'esponenziale di una somma è il prodotto di esponenziali, ma e alla c è una costante, la indico con lambda. Questo ragionamento non è perfetto, ci sarebbero tante cose da precisare, fatto sta però che la soluzione è giusta. In realtà qua ci dovrei mettere logaritmo del valore assoluto di y, distinguere i casi y positivo e y negativo, ma in realtà c'è anche il fatto che poi quando vado a fare l'esponenziale, l'esponenziale di c mi farebbe comunque un numero positivo, ma se qua invece di y ci fosse meno y poi si scaricherebbe un meno, quindi insomma alla fine tutto considerato le soluzioni in effetti sono queste. Come si può fare a dire che le soluzioni sono queste? Si prende e si verifica, cioè io ho
trovato un metodo empirico per trovare delle soluzioni. Siccome le soluzioni, quando le vado a... se io prendo lambda per e alla x quadro, allora la derivata quando mi fa? Fa 2x per lambda per e alla x quadro meno 2x lambda e alla x quadro. Come vedete, viene esattamente 0. Qualunque sia lambda, viene esattamente 0. Quindi questa famiglia di soluzioni, questa famiglia di funzioni è soluzione dell'equazione differenziale non omogenea. Ah, al variare, se ci metto la condizione iniziale, chiaramente da lambda, dalla condizione iniziale posso determinare lambda in qualunque punto, perché alla x quadro in qualunque punto è un numero positivo, e quindi è chiaro che questa famiglia, in questa famiglia c'è la funzione che soddisfa qualunque condizione iniziale volessi aggiungere a questo, a questa equazione per ottenere il problema di Cauchy. Quindi quelle sono tutte le soluzioni possibili. Come vedete, anche in questo caso sono uno spazio vettoriale di dimensione 1, cioè questa funzione che è un vettore moltiplicato, un vettore è lo spazio di funzioni. Quale spazio di funzioni? Lo spazio di funzioni è C1 di dove? In questo caso di tutto R, perché l'equazione è tranquillamente definita su. Ok. Quindi le soluzioni dell'omogenea sono quelle che ho messo nel riporto. Adesso dobbiamo provare a trovare una soluzione della non omogenea. Quindi stavolta cosa provo? Provo una soluzione del tipo y di x uguale, se chiamata lambda x o v di x come abbiamo fatto prima, per e alla x quadro. Adesso y' di x viene v' di x per e alla x quadro più 2x v di x per e alla x quadro meno 2x di x per e alla x quadro. Il tutto deve essere uguale a 2x per e alla x quadro. Allora, come vedete, questi due pezzi se ne vanno sempre. Allora, potete anche non metterceli e usare, però diciamo perdete un secondo, ma è proprio questione di un secondo, dovete fare una derivata. In qualche modo vi funge da controllo che state facendo bene, quindi io non metto proprio controindicazioni nello svolgere tutto il punto. Allora, qual è adesso, uguagliando questa espressione e alla x quadro è sempre positivo e quindi si può togliere, troviamo v' di x uguale 2x, che vuol dire che v di x è uguale a x quadro più integrato x quadro più nello standard, o chiamiamola costante abitale, chiamiamola lambda. Qua potete ragionare in due modi: o ci mettete la costante arbitraria, oppure dite una soluzione è x quadro, perché noi stiamo cercando una soluzione della non omogenea. Se ci mettete x quadro otterrete la soluzione x quadro per e alla x quadro, se ci mettete x quadro più lambda otterrete la soluzione x quadro per e alla x quadro più lambda per e alla x quadro. Cioè queste sono tutte le soluzioni dell'equazione completa statica. Ok? Sono tutte le soluzioni. Ok. Se avessimo voluto, invece di usare il metodo della variazione della costante arbitraria, no? Volevamo trovare la soluzione particolare, quelle dell'omogenea le avevamo già trovate, volevamo trovare una soluzione dell'equazione particolare. Con il metodo, diciamo, per somiglianza, chiamiamolo così. Allora, che tipo di funzione possiamo mettere qua? Allora, io a destra cosa devo ottenere?
devo ottenere 2x per e alla x quadro. È chiaro che ci devo mettere e alla x quadro, se no questo x quadro non uscirà mai. Il problema è cosa ci devo mettere davanti. Io dico che mi conviene metterci davanti qualcosa del tipo ax quadro più bx. Questo perché? Allora, innanzitutto, vedete, questo è un polinomio. Allora, la costante non mi conviene mettere, perché se ci metto il pezzo con la costante, lambda per e alla x quadro, quando lo vado a mettere qua dentro, è un pezzo che mi darà 0. Quindi è inutile che ce lo metto. Quello ce lo metto dopo, alla fine, per trovare tutte le soluzioni. Se lo metteste più c, vedrete che alla fine a verrà uguale a 1, b verrà uguale a 0 e c rimarrà. Mettiamolo giusto per... cioè non è che succede niente di male. Se voi pensate che la soluzione sia di questo tipo, penso questo. Perché dico che va bene questo? Allora, questo è un polinomio di grado 2. Moltiplicato per x qua è un polinomio di grado 3. Da quest'altra parte, quando vado a derivare, quando derivo questo, però quando derivo questo compare un 2x, quindi compare pure qua un polinomio di grado 3. Allora, io ci metto delle costanti generiche in maniera tale che quando vado a fare la differenza di questi due polinomi di grado 3, quello che vorrò è che il termine di grado 3 se ne vada, e quindi perciò ci metto delle costanti sperando che il termine di grado 3 se ne vada, e poi per aggiustare gli altri termini, quello di grado 2 più se ne deve andare, quello di grado 1 invece deve rimanere. Ok? E proviamo, vediamo se va. Allora, insomma, quando vado a fare la mia sostituzione, devo fare y' di x, quindi viene 2ax più b per e alla x quadro più 2x per ax quadro più bx più c per e alla x quadro meno 2x per ax quadro più bx e alla x quadro, e tutto deve essere uguale a 2x e alla x quadro. Allora, vedete, questi due pezzi qua se ne vanno. In effetti, in questo caso particolare, non abbiamo fatto altro che riapplicare il metodo di relazione costante arbitrale, soltanto che invece di prendere una funzione v di x generica, abbiamo già imposto che la v di x fosse un polinomio di grado 2. Questo se ne va, e allora vedete, qua mi viene 2ax più b, e venendo 2ax più b, che vuol dire che a uguale a 1 e b uguale a 0. Adesso c'è 2x, quindi la cosa funziona. Se non funziona, la prima intuizione, in base a quello che uno vede scritto dopo che ha fatto la sostituzione, cerca di aggiustare le cose. Per esempio, posso capire che non è un polinomio di grado 2, può essere un polinomio di grado più alto o più basso. Stavolta ha funzionato. Come vedete, c rimane generico, quindi la soluzione chi è? È questa. Questa ci rimane, non c'è niente su C, quindi ci rimane completamente libero. Infatti questa è la soluzione particolare, è una soluzione particolare della non omogenea, e questa è la soluzione generica dell'omogenea, conto che avevamo già fatto. E la soluzione della nostra equazione lineare è data da un pezzo che è una soluzione particolare dell'equazione completa più la soluzione generica dell'omogenea associata. Ci vedete grosse difficoltà in tutto ciò? Vi ho dato anche due metodi per... andiamo a fare qualche altro esempio. E qua cancello. Ha ha.
Allora, prendiamo per esempio questo problema di Cauchy. Y' di x per coseno di x meno y di x per seno di x uguale 2x, con la condizione iniziale y di 0 uguale 0. Ah, fate attenzione, questa equazione differenziale non è ridotta a forma normale. Che vuol dire? Se vi ricordate, il coefficiente davanti alla y' non è 1. Quindi, volendo ridurre la forma normale, devo dividere per coseno di x. Il problema di dividere per coseno di x sta nel fatto che coseno di x può essere 0. Allora, in questo mi viene in soccorso la condizione iniziale, perché dici vicino a 0 puoi dividere il coseno di x, perché il coseno di 0 fa 1. È chiaro? Quindi vicino alla mia diciamo per x uguale a 0, cioè l'equazione ha perfettamente senso e si può ridurre a forma normale. Allora, come si risolve? Sempre allo stesso modo. Cominciamo a fare l'omogenea associata. L'omogenea associata è y' di x per coseno di x meno y di x seno di x uguale a 0. Allora, non ce ne importiamo più di tanto dei discorsi di verso da 0, uguale a 0, eccetera. No, oddio. In realtà, stavolta bisognerebbe stare più attenti, però vicino a 0, coseno di 0 fa 1, quindi sicuramente possiamo dividere per coseno di x. Allora troviamo y' di x per coseno di x uguale y di x per seno di x. Per trovare la soluzione, io cosa faccio? Scrivo dy dx coseno di x uguale y per seno di x. Poi scrivo dy su y uguale tangente di x e x, e poi ci metto l'integrale da parte, cioè voglio trovare una funzione. Qui sto integrando nella y e la funzione 1 su y, e sempre questa funzione mi verrà nel caso di equazioni lineari. Quindi qua mi verrà logaritmo di y oppure logaritmo di meno y, a seconda se y alla vicina è positivo o negativo. Però in realtà, vabbè, tra l'altro vedete y di 0 uguale 0, quindi in realtà y, però adesso non ce ne importiamo di questa cosa. Ignoriamo la condizione iniziale, andiamo avanti. Adesso da questa parte cosa viene? Integrale della tangente, quanto fa? Fa? Questo è sen x su cosen x, fa meno logaritmo di cosen x. Scrivo sta. O no? La derivata del logaritmo di cosen x fa 1 su cosen x, per la derivata di cosen x che fa meno sen x. Ok? Adesso facciamo l'esponenziale sarebbe y di x, fa l'esponenziale di questo, quindi fa 1 su coseno x per una costante, per la c che è una costante, la costante la chiamo lambda. In realtà, ripeto, tutto questo procedimento presenta buchi clamorosi, tranne il fatto che la funzione va bene. Adesso provate la funzione lambda su coseno di x nell'intorno di 0. Allora, y' che è? y' di x è uguale a meno lambda fratto coseno quadro
di x per la derivata di cosine che fa meno sin. Questa funzione qua. Quando andate a sostituire, qua mi viene lambda sin x su cosine di x meno lambda sin x su cosine di x. Come vedete, fa identicamente 0. E queste sono tutte e solo le equazioni della, le soluzioni dell'omogenea, dove però? Dove vivono queste soluzioni? Vediamo. No, lasciate perdere la condizione iniziale. Dove vivono? Vabbè, la condizione iniziale vi interessa solo che era in 0. Quindi stiamo all'intorno di 0. Fino a quando vivono queste soluzioni? La soluzione lambda sul coseno di x, fino a quando vivono? Tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Cioè, se prendete questa soluzione qui, in 0 va perfettamente bene, viene lambda. A meno pi greco mezzi non va bene perché viene lambda su 0. A pi greco mezzi manco va bene perché viene lambda su 0. Quindi da una parte va a meno infinito, va diciamo a più o meno infinito a seconda del segno di lambda, dall'altra parte va all'infinito opposto. Cioè, se lambda è positivo, a meno pi greco mezzi va a meno infinito e a pi greco mezzi va a più infinito. O no? Ok, quindi queste sono le soluzioni della omogenea. Adesso io voglio trovare una soluzione particolare della non omogenea. Allora, come faccio? Faccio y di x uguale v di x fratto coseno di x. Cioè, fisso lambda uguale a 1, poi moltiplico per v di x una funzione arbitraria e provo, andiamo a vedere che succede. Allora, quindi y' di x viene meno v di x fratto cosine quadro di x per meno seno di x, quindi viene così. Poi viene più v' di x su cosine. Allora, quando vado a sostituire, mi viene v' di x sul coseno di x per coseno di x, poi viene più v di x per seno di x fratto coseno di x, sarebbe fratto coseno quadro per coseno, perché la y' la dovete moltiplicare per coseno. Poi avete meno y di x, quindi v di x fratto coseno di x per seno di x, e tutto deve fare 2x. Allora, come vedete, per controllo questo pezzo e questo pezzo sono venuti uguali e quindi se ne vanno, e che significa che abbiamo fatto bene la derivata. Insomma, è un indizio, perché potremmo aver sempre sbagliato questo altro pezzo, ma come vedete v' di x per 1 fa 2x, quindi v di x viene x quadro più la solita costante. Quindi la soluzione generica della mia equazione completa è è y di x uguale x quadro più lambda fratto coseno di x. Se preferite, è x quadro su coseno di x, che è una soluzione particolare, più lambda su coseno di x, che è la soluzione generale dell'omogenea associata. Vedete, qua vi è venuta la soluzione particolare, una soluzione particolare più una generica soluzione dell'omogenea associata. Perché io dico una soluzione particolare? Perché se qua ci metto 5, questa è un'altra soluzione particolare. Solo che tra le soluzioni particolari ce n'è una, insomma, quella più facile da esprimere, quella con lambda uguale 0. Quindi stavolta c'è un vettore di traslazione un po' più bello degli altri. E poi c'è la soluzione generica dell'omogenea associata. Adesso cosa dobbiamo fare? Se vogliamo risolvere il problema di Cauchy, dobbiamo semplicemente aggiungere la condizione y di 0 uguale 0. Ma y di 0 mi fa
0 più lambda sul coseno di x, che coseno di 0 che fa 1, y di 0 qua mi viene lambda, quindi in particolare confrontato con la condizione iniziale trovo la condizione lambda uguale a 0, quindi questa è la soluzione del problema. Il lambda l'abbiamo ricavato imponendo la condizione iniziale. Quindi questa è la soluzione del problema di Cauchy statico, cioè il problema da iniziale. In 0 vale 0 e sostituendola è, se lambda è diverso da 0, in 0 vale lambda. Bene, naturalmente stavolta abbiamo trovato che questa soluzione esiste non per tutto R, ma solo fin tanto che x appartiene all'intervallo meno pi greco mezzo e pi greco mezzo. E non è un fatto casuale. Il fatto è che questa equazione si può ricondurre a forma normale proprio in quell'intervallo. Quando arriva a meno pi greco mezzo, qua mi viene 0, e questo fa sì che questa, la funzione y possa esplodere. Questo è il modo. Chiaro? Non c'è nulla di particolarmente complicato. Penso che facciamo in tempo a farne un'altra. Solo un'altra e poi ci riposiamo. Qua prima di farne un'altra, diciamo, qua non era facilissimo usare il metodo, diciamo, si chiama metodo di sovrapposizione, metodo di somiglianza. Perché non era facilissimo? Perché sì, non era facile. Però in effetti, se voi dividete per coseno di x, voi dividete per coseno di x, cosa che vicino a 0 posso fare, se adesso volete provare una soluzione particolare, cosa avete? A destra avete una funzione del tipo 2x coseno di x. Mo qua si tratta più che altro di indovinare, insomma. Però diciamo, quando avete qualcosa con un polinomio, provate la prima cosa, provate a variare il polinomio. Quindi provate a mettere un polinomio di un grado 1 più alto, qua se ci mette da x quadro più di x. Poi la soluzione omogenea era lambda sul coseno di x. Quindi lambda c non ce la dovete mettere, quindi se provate a mettere x quadro più bx e provate ad andare, insomma, vedete che alla fine anche in questo caso la viene 1 di. Però l'idea di provare qualcosa di non molto diverso da quello che c'è adesso. E vedete se funziona. Ci sono dei casi in cui si può vedere che tipo è, si può dimostrare, però è inutile neanche farlo, diciamo, nel senso che io so che la soluzione di quel problema di Cauchy esiste ed è unica. Se la trovo, ovviamente ci sono anche metodi illegali di ottenere questa soluzione, per esempio copiare la compagna che l'ha appena trovata e quello non va bene, se in quel caso c'è il professore che interviene. Però se per qualche motivo io la riesco a trovare, la soluzione è quella. Quindi diciamo, prima di darsi per peste, se uno non conosce, non sa come uscire fuori dalle peste per trovare, supponendo che ci sia un'espressione esplicita, ci sono anche equazioni banalissime che non hanno soluzione esplicita. Per esempio, voi sapete che se voi avete questo tipo di equazione y' di x
uguale f di x, voi sapete che la soluzione è uguale a f grande di x più c. Allora con f grande di x abbiamo indicato una qualunque primitiva, cioè una funzione, cioè è tautologico questo. Stiamo ridicendo che la derivata di f grande fa f piccolo. In effetti è una petizione di principio. E poi che aggiungendo una costante la derivata non. Però il problema è che se io poi scrivo e alla x su x oppure e alla meno x quadro, la f grande e alla meno x quadro è meglio perché così non c'è il problema di dividere per x, la f grande non la riuscite a scrivere, che non significa che non ci sia, questa è una funzione c0 per il teorema fondamentale del calcolo integrale, diciamo una primitiva di quella funzione, per esempio l'integrale tra 0 e x di e alla meno t quadro in dt è una primitiva ed è una funzione di classe c1. Il problema è che si può dimostrare che, diciamo, quella funzione non si può scrivere usando solo funzioni elementari, deve essere tabulata, oppure le deve essere dato un altro nome. Normalmente a quella o una funzione parente a quella viene chiamata funzione degli errori di x. Questa funzione è particolarmente importante perché voi la rincontrate una primitiva di e alla meno x quadro mezzi, che è la PDF della normale di media 0 e varianza 1, la trovate in calcolo delle probabilità e la trovate, o la trovate, diciamo, tabulata alla fine del libro di calcolo delle probabilità, oppure la trovate definita sulla vostra calcolatrice come f di x. Non è la primitiva della meno x quadro mezzi, è la meno x quadro mezzi, ci vuole la costante, no? 1 su radice di 2 pi 3 per la meno x quadro mezzi. Quella è la PDF della norma di media 0 e varianza 1. C'è una funzione che è integrata su tra meno infinito e infinito fa 1, però una sua primitiva non si riesce a esprimere per mezzo di funzioni elementari. O le dai un nuovo nome, o se no non è che riesce a scrivere che è tangente più quello più fratto quell'altro. No, non ci riesce. Chiaro? Quindi, però questo è un altro tipo di discorso. Il tipo di discorso è che questo problema la soluzione ce l'hai, diciamo, poi se ci aggiungo la condizione iniziale diventa unica. La soluzione esiste ed è unica, non c'è nulla di che vada con il teorema di estensione di città locale. Questo è il tipo più semplice di equazione differenziale, semplicemente fa un integrale. Chiaro? Il problema è trovare la soluzione esplicita, non. Allora, se voi ricordate, quando si vanno a fare gli integrali, tutti gli integrali si riescono a risolvere esplicitamente? No, ci sono certe volte che ha voglia di integrare per parti, ma la soluzione esplicita non viene fuori, pur sapendo che la soluzione esiste, come in questo caso. Chiaro? A maggior ragione questo vale per le equazioni differenziali. Cioè, che le equazioni differenziali, adesso siccome vedremo tanti metodi, tanti casi in cui le equazioni differenziali si risolvono esplicitamente, questo non mi deve far passare per l'anticamera del cervello che tutte le equazioni differenziali si riescono a risolvere esplicitamente. No, non sempre. Si possono magari studiare qualitativamente, cioè la soluzione di questa equazione differenziale fa così, oppure all'infinito va, cioè esiste fino per tutto R, all'infinito va 0, oppure all'infinito va 2. Possono fare studi di questo tipo, ma non sempre si trova la soluzione in maniera esplicita. Sono, diciamo, dei casi in cui si trova in maniera esplicita, altri casi in cui non si trova in maniera esplicita. Vabbè, allora diciamo, riposiamoci 5 minuti, poi facciamo un altro round.